In soli 20 anni l'Estonia è riuscita ad affermarsi sul mercato internazionale, partendo da una situazione di assoluta dipendenza dall'Unione Sovietica. Continuano i contrasti tra Ungheria e Unione Europea dopo le modifiche costituzionali approvate dal Parlamento di Budapest. Con il prossimo ingresso della Croazia nell'Unione Europea si rafforzano le cooperazioni transfrontaliere e in un documentario rivivono le storie di queste terre di confine. Si rinnovano nella Grecia salentina gli antichi riti che raccontano la storia della passione e della morte di Gesù Cristo. Parole antiche, gesti che muovono l'aria e i sentimenti per raccontare la storia della passione e della morte di Gesù Cristo, gesti per farsi capire anche da chi non conosce i suoni che furono di Omero e di Bisanzio. Siamo a Zollino, uno dei paesi che lungo la strada che da Gallipoli porta ad Otranto fanno parte della Grecia salentina. Antimino, Concettina e Donato interpretano i canti della passione, un vero e proprio Vangelo dei poveri. E il loro dire non è dialetto, ma lingua, il greco, perché sono discendenti dei greci venuti a popolare queste terre con gli occhi e il cuore sempre rivolti a Costantinopoli, non a Roma. E quest'aria mossa, questo fiato, le vecchie foto, i filmati raccolti dai giovani e dai ricercatori sono i beni culturali obiettivo del progetto europeo PILTUR, programma di cooperazione territoriale europea tra Zollino, Calimera, Carpignano Salentino e i paesi dell'Epiro in Grecia. Perché tra Epiro e Puglia meridionale ci sono somiglianze sorprendenti che vanno studiate, conservate, valorizzate, come questi canti che, trasmessi di padre in figlio, dagli anziani ai giovani, si sono salvati dal tempo che omologa e dalla volontà della Chiesa di Roma di cancellare quella diversità che faceva del Salento un'isola greca per lingue, riti, tradizioni nel vasto mare della latinità. E la pittura si fa storia tra gli affreschi della cripta di Santa Cristina a Carpignano Salentino, amorevolmente custodita dall'arcidiocesi di Otranto. I nomi di Aprile, Leone, Maiorano, che firmarono le iscrizioni, li ritroviamo come diffusi cognomi nella Carpignano di oggi. Il Cristo fu dipinto mentre a Costantinopoli regnava l'inetto imperatore Romano II e il Salento era tormentato dagli attacchi dei pirati saraceni in cerca di bottino e di schiavi. E dopo l'ultima sanguinosa incursione, Magirano, il responsabile militare di ciò che restava della guarnigione bizantina, scrisse in versi il dolore per la morte del figlio, sfuggito come un passerotto dalle sue mani. I Normanni, ovunque vittoriosi, stavano per conquistare Bari, ponendo fine al secolare dominio bizantino in Italia. E lui, sentendosi abbandonato dal potere centrale, ne denunciò l'ormai intollerabile lontananza. Una lontananza che il progetto europeo PILTUR vuole colmare, promuovendo ricerche, creando archivi, disegnando degli itinerari del sacro per favorire un turismo più colto e informato. E lo farà a partire dai suoni di queste voci, da queste pitture sbiadite, vera archeologia della devozione. Una rinascita, come quella che si ricerca passando attraverso la pietra forata inglobata nella chiesetta di San Vito a Calimera, o evocata nelle storie di morte e resurrezione cantata nel San Lazzaro dagli Ucci di Cutrofiano nel 1983.